Ringrazio Marino Chiasella che dimostra, cioè davvero, questo tempo sta rompendo tanti luoghi comuni. Io credo che a sentir parlare Marino Chiasella si possa comprendere come anche la politica non è tutta uguale. Ci sono tanti politici e diversi anche fra di loro, animati da sentimenti diversi, ed è giusto parlare di quest'Italia complessa che molto spesso i media vogliono appiattire perché fa comodo, perché forse è più gestibile, e anche parlare come a volte, che è quello che mi ha fatto incontrare Gian Piero piuttosto che Marino Chiasella, al di là delle distanze, dal punto dove ognuno di noi è nato, ci sono delle somiglianze forti che sono a molti chilometri da te. E io ho cambiato molto nella mia vita quando ho fatto uno switch mentale che mi ha permesso di pensare che anziché cambiare chi era accanto a me nel mio paesello o nella mia provincia, potevo fare meglio e di più cercando chi mi somigliava ovunque questa persona si trovasse. Ecco, due li ho trovati a questa latitudine, credo ce ne siano ancora tanti, e lo spirito che ci anima è questo. Vorrei adesso dare la parola, prima di arrivare a Gianpier Tassore, a Viviana De Ruto e a Spring Kohler, all'ingegnere anche, perché raccontiate, poi abbiamo anche Mori di Enea, ecco, come vi siete vissuti invece voi il premio, perché ecco, spesso si viene chiamati per ricevere una targa, ecco, qual è la vostra esperienza di questo premio? Prego Viviana, sì. Prima di tutto ringrazio per essere qui, perché è stato un invito inatteso, ma molto gradito. Quando mi hanno chiamata per far parte della commissione del premio Io Vivo Sostenibile, mi ha fatto molto piacere, perché come ha detto il Presidente della provincia, ci sono molte realtà che non sono conosciute, che vanno portate alla conoscenza dei molti. Io mi occupo da tanti anni di bioarchitettura e di bioedilizia, che forse è un campo ancora più difficile di quello della bioarchitettura, perché poi l'applicare tutte queste tematiche, queste filosofie, farle diventare reali diventa complicatissimo, e ci muoviamo in un mondo dove quello dell'edilizia, dove da quando si è iniziato a parlare di bio sono tutti eco, ed eco non significa bio, e quindi è una lotta continua a cercare di far capire qual è la differenza. Non molto tempo fa, in una mostra o una fiera, ho avuto a che ridire con un colorificio il quale ha messo in campo una linea bio, che però di bio non ha nulla. Quando ho chiesto quali erano i componenti dei materiali, mi ha detto: ma per legge noi non dobbiamo mica scriverli. Vabbè, per legge no, ma per garanzia sì, magari. Quindi il mondo del mio è un mondo complicato, e in questo mondo complicato diciamo che ci sono veramente poche realtà che lavorano in maniera onesta, sincera, aperta, e una di queste era la Spring Kohler, che ha una storia molto particolare, per cui io avevo proposto appunto per la ricerca e innovazione questa ditta, di cui poi vi parlerà Ferrari, e che ha fatto un cammino molto particolare, proprio dal un cammino familiare molto particolare. Adesso passo la parola a lui, così vi spiegherà meglio. Buongiorno, io sono Ferrari Franco, diciamo sono in veste di rappresentante di questa azienda. Rappresentante è una parola molto particolare nel nostro caso, perché io ho cominciato nel 95 a seguire un po' questa azienda, proprio perché ce l'hai nel cuore, è una passione, è una missione anche la nostra, anche perché nel 95 avevamo pochissima credibilità sul mercato, cioè la gente non ci ascoltava, anche se devo dire che i prodotti che adesso vengono chiamati naturali, vengono chiamati bio, sono i vecchissimi prodotti che si sono utilizzati fino a 50 anni fa, quindi non abbiamo scoperto niente, ma noi siamo i moderni, gli altri invece sono sempre esistiti, infatti si chiamano prodotti tradizionali, quelli inventati dopo la guerra, e noi siamo i nuovi. Non è assolutamente vero, perché la storia ce l'ha insegnato. Io, diciamo, nel mio cammino, che è cominciato appunto nel 95 con questa azienda, che io ho sposato, perché se mi dovessero togliere la Spring Kohler mi toglierebbero un braccio, perché veramente ce l'ho nel cuore, e penso che dopo Mosca, che è il nostro titolare, che io lo ammiro tantissimo,
sono stato uno dei primi a entrare in questa azienda e a divulgare questa passione, perché la nostra alla fine è una passione. Noi andiamo nel cantiere, andiamo a insegnare agli applicatori, perché proprio non ci sono più maestranze, anzi io sto tirando su dei giovani, come si parlava prima, dei giovani che per me sono il futuro, perché sono più ricettivi. Io vedo che faccio fatica a parlare con un cinquantenne, un sessantenne, perché sa tutto lui, non gli può insegnare niente. E invece il giovane ti ascolta, vuole imparare e a mio avviso è anche il futuro. Il giovane che sia italiano, che sia straniero, non ha importanza, l'importante è che abbia voglia di fare. E, diciamo, è un'azienda che viveva come tutti quanti con i prodotti moderni, sintetici. Purtroppo il mio titolare a Mosca, a Roberto, gli è morto prima il nonno e poi il papà, morte causata da tumori, causate dai prodotti sintetici, dall'ossido di piombo, da tanti altri materiali, e lui si è riconvertito e ha chiuso completamente. Dal 95 ha cominciato le prime esperienze, dal 98 ha cominciato a produrre solamente naturale, e il sintetico non l'ha più fatto. Insomma, mi ricordo sempre che gli diceva: ma Roberto, mi mandi in fallimento. E invece devo dire che è un'aziendina piccola, lavora molto bene, fa prodotti, poi la Viviana li conosce, cioè vi dico che fanno le pitture con latte uovo, fanno le pitture con l'olio di lino, fanno le pitture con il propoli, sono tutte cose che sono... Lui sta arrivando addirittura a Mosca, per me è avanti, penso agli altri, almeno 10 anni. Sta arrivando e ha già fatto una ricerca che va avanti da almeno 5 anni sui colori vegetali, perché ha detto prima o poi le terre finiranno. Ha riscoperto questi colori vegetali che comunque esistevano anche anticamente. Vi parlo del Budiguado perché è della vostra zona, in Valdivara veniva coltivato questo gualo, questa pianta che viene dalla stessa famiglia del cavolo, è un'erba che viene lavorata e viene fuori questo blu bellissimo, che si coloravano i blue jeans in questa zona. Se andiamo nelle Marche, sul Monte Feltro, veniva utilizzato molto dal papato, perché sappiamo che le Marche era un feudo del papa, e se andiamo a Roma, a Razzi, tutte le cose in blu sono il blu di Guado. È stata una ricerca, è stata molto bella. Proprio lui sta arrivando addirittura, ha creato delle pitture, perché anche lì la calce, prima o poi, non penso, ma prima o poi potrebbe finire anche il sasso. Allora lui ha creato delle pitture che vengono fatte solamente con cose alimentari, latte e uovo. E per parlare di sostenibilità, io mi ricordo che quando c'era allora il ministro De Manno come ministro dell'agricoltura, aveva chiesto un incontro avrebbe risolto il problema delle quote latte. Perché dice: io il latte ve lo faccio usare da tutte le aziende produttrici italiane a produrre le pitture. Però non è avvenuto, perché si parla. Ma... Grazie anche per questa testimonianza a Franco Ferrari di Spring Color. Vedete come dalle difficoltà, addirittura dal dolore, possono nascere opportunità straordinarie. Vorrei sentire adesso l'assessore Dalla Vecchia della provincia di Venezia, così creiamo davvero interazione fra le parti, che è quello che davvero oggi qui è l'obiettivo. Allora, Marino Fiasella riesce a trattenermi anche quando mi impongo l'orario di partenza, quindi ha un'abilità straordinaria e devo dire che è l'espressione migliore degli amministratori locali. Amministratori come Marino Fiasella ce ne sono tanti, e voi che avete interpretato molto bene anche la possibilità di cogliere il meglio della nostra provincia, non provincia ente amministrativo, ma proprio della nostra provincia, la ricchezza delle province italiane, che non sono le 20 regioni, sono le province italiane. Ed è la sua capacità è quella di rompere gli schemi, e soprattutto la sua capacità è quella di indicare dei traguardi che a volte sembrano
troppo alti, invece sono la linea guida, no? Perché noi ci siamo abituati negli ultimi tempi ad abbassare l'asticella sempre di più, sempre di più, sempre di più. E quindi gli amministratori in genere, molti amministratori, si dividono in queste categorie, che poi sono lo specchio anche della politica nazionale, e quando parlano si sente l'amministratore che crede a quello che fa, cioè non deve, e anche quando alza l'asticella si sente che ci crede, e quindi anche se tu magari dici è un'utopia forse questa indicata, però dentro di te speri che possa essere un'utopia realizzabile, e quindi ti entusiasma e ti aiuta quindi a superare la quotidianità, a ragionare per valori, alzando l'asticella, rompendo gli schemi. E credo quindi io sono stato, e chiudo, l'anno scorso sono venuto con la Presidente, cioè naturalmente è lezione diretta del Sindaco, lezione diretta del Presidente, gli assessori sono complementari, aiutano naturalmente il governo dell'amministrazione, quindi devono sapere il loro ruolo, che è quello di supporto, e quindi lavorare in squadra. E sono stato colpito da osservatore, quindi un po' dietro, di supporto alla Presidente, sono stato colpito positivamente, questo è stato proprio una situazione che deriva da due personalità diverse, ma che hanno in comune alcuni punti sulla comunicatività diverse, ma con dei segmenti comuni. E il fatto che rompere la barriera delle appartenenze, che all'inizio del viaggio ho detto Madonna, vedremo qua, sono talmente due opposti, vediamo cosa nasce fuori. Rompere lo schema, è stato abilissimo, l'ha rotto lo schema, portare la Presidente che ha il pragmatismo del Veneto, che interpreta il pragmatismo del fare, no? E che è il pragmatismo però del fare anche di Fiasella, no? Sono due modi di fare che si esprimono diversamente, ma sono complementari. E quindi al ritorno ho visto con favore questa situazione che si è creata di due province, e io ho giocato sul fatto, no, avendo la nostra, così chiudo per un profilo amministrativo tipicamente italiano, no? Avendo la nostra provincia, la Presidente è stata la prima che ha sovvertito l'ordine costituito, è sempre stata governata dal centro-sinistra, e quindi la Presidente è riuscita a rompere lo schema. Allora, naturalmente, cosa che ho fatto? Abbiamo fatto l'operazione di unione di forze, e io ho speso anche le suggestioni del Presidente Fiasella con l'amministrazione del centro-sinistra, dicendo ma come ha parlato bene, cioè, è vostro del centro-sinistra, e quindi quando è venuto a Venezia, e quindi mi sono preso anche, diciamo, la possibilità di fare, finalmente rompendo gli schemi, un'azione congiunta, e per questo abbiamo avuto numerosi comuni, adesso siamo arrivati a 24 col patto dei sindaci, compreso il Comune di Venezia, e se ti portiamo un'altra volta riusciamo a finire anche con quelli che sono stati commissariati che hanno votato due mesi fa, va bene. Grazie, quindi complimenti, anche questa, ho visto che l'ha portato sempre sul arco latino, qua. Cioè è sempre il giro del tour che non è dalla parte nostra, ma ho capito quindi che abbiamo qualche possibilità, è schemato, va bene, è un esempio, vi ringrazio, e quindi ci risentiamo agli prossimi appuntamenti.